Bene, buona giornata a tutti e grazie di essere così numerosi qui oggi, questa mattina. So quanti impegni ci sono per tutti e per ciascuno. Il fatto di aver voluto partecipare dice appunto il desiderio di camminare insieme in questo momento rinnovato, nuovo della nostra vita della Chiesa in Torino. Ci tenevo particolarmente a questo incontro oggi perché è il primo incontro con il clero che facciamo. Qualcuno in questi mesi mi stimolava a dire facciamo un incontro, facciamolo presto. Io ho temporeggiato, ma pensandoci. Perché ho temporeggiato? Primo perché, essendo vescovo della Chiesa in Torino, che è la mia Chiesa, in molti ci conoscevamo già abbondantemente, ma poi anche perché mi sembrava necessario e indispensabile anzitutto mettere le basi per comprendere bene in che direzione orientare il cammino. Mi sembrava inopportuno fare un incontro soltanto per farlo, magari ripetendoci le cose che già abbondantemente sappiamo. Mi pareva più interessante e propizio invece pensare ad un incontro in cui era già più o meno chiaro l'itinerario dentro cui ci saremmo collocati e messi. Il momento però è arrivato e direi che arriva sulla base di quella lettera breve che ho inviato a tutte le cristiane e i cristiani di Torino, della diocesi di Torino, a giugno, perché mi pare che il cammino che ci sta davanti in questo anno possa avere in quella lettera il suo punto di riferimento fondamentale. È una lettera breve e, come avete visto, anche piuttosto semplice, dove anzitutto ho provato a vedere, per quel che riesco, la realtà per quello che è, senza tanti tatticismi, senza linguaggi esoterici, senza modi di dire che edulcorano la realtà, ma facendocela vedere. Ed è ciò che anche chiederei di fare a tutti noi, dicendo che cosa? Una cosa molto semplice alla fine. Noi veniamo da una tradizione che nel linguaggio sociologico e anche teologico è espressa come una tradizione di cristianità, cioè un modo di esistere della Chiesa nella storia e nel tempo, secondo cui l'appartenenza alla Chiesa e l'appartenenza alla società civile erano fondamentalmente un tutt'uno. È stata una lunga tradizione, una ricca tradizione, una gloriosa tradizione. Tuttavia, da alcuni decenni ormai ci rendiamo conto tutti che questo modello non corrisponde più alla realtà. Qual è? Tante delle nostre riflessioni pastorali, forse anche tante delle nostre lamentazioni pastorali, alla fine sono riconducibili al fatto che appartenere alla società civile oggi e appartenere alla comunità dei credenti in Cristo non è più cosa che coincida perfettamente. Questo vuol dire essere pessimisti, o guardare con sospetto al tempo di oggi, pensare che siano esistiti dei tempi migliori. No, vuol dire semplicemente leggere la realtà per quello che è, nella certezza, spero che ce l'abbiamo tutti, che il Signore è vivo nello Spirito, il Signore è risorto ed è qui, in mezzo a noi. Si tratta di accordarci con Lui e con il Suo Spirito per domandarci appunto come vivere questa novità che evidentemente coinvolge diverse dimensioni.
ne enumero alcune soltanto per dare quasi un po' di antipasto di quelli che a me parrebbero i punti su cui si dovrà riflettere poi dopo, non soltanto in questo anno. Penso per esempio al fatto che la Chiesa non è fatta soltanto dai preti e dai diaconi, benché siano indispensabili i preti e i diaconi all'esistenza della Chiesa. E allora ci dovrà essere un momento di riflessione insieme nel tempo sul laicato, su possibili ministeri laicali, ma se ci sarà questa necessità, avremo anche la necessità, per esempio, di riflettere su un itinerario di formazione che non sia qualcosa di fatto una volta per tutte, tanto più in un tempo come quello attuale, in cui appunto essere cristiani ed essere appartenenti alla società non sono un tutt'uno. Questo richiede da parte dei preti, dei diaconi, ma anche dei laici, una formazione continua che non possiamo più dare per scontata e per assodata. Butto lì soltanto alcuni temi, sapendo e avendo coscienza che sono molti. Tuttavia, in quella lettera e anche nel cammino che cominciamo oggi, io propongo di affrontare un punto soltanto, ben sapendo che questo punto che proveremo ad affrontare insieme, su cui lavoreremo insieme, è strutturalmente connesso con tutti gli altri, ma anche sapendo quello che è l'insegnamento di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, che quando si vuole cambiare tutto non si cambia nulla, e questo non possiamo permettercelo. Prendiamo un punto, con il desiderio di camminare insieme attorno a questo, di confrontarci, di pregare, di rimanere in ascolto dello Spirito e chiederci dove lo Spirito del Risorto in questa precisa questione ci vuole orientare. Lo faremo, lo dico subito, non per fare un'operazione sociologica. Abbiamo qui anche una sociologa che ci aiuterà, Stefania Palmisano, e io ho grande rispetto della scienza sociologica, anche nella lettura della realtà ecclesiale, ma è una lettura, non è la lettura della Chiesa. Lo faremo in un riferimento profondamente teologico, appunto, nella coscienza, cioè, che si tratta di essere la Chiesa di Gesù Cristo qui ed ora e di rimanere la Chiesa di Gesù Cristo qui ed ora, cioè il luogo, potremmo dire, per antonomasia attraverso cui il Cristo risorto opera nel mondo oggi. Ci interessa questo fondamentalmente. Tutti gli strumenti li prendiamo, anche la sociologia all'occorrenza, ma l'interesse è come rimanere la Chiesa di Gesù Cristo vivo qui ed ora, che opera anche attraverso di noi. C'è una bellissima riflessione del teologo Joseph Ratzinger, che poi è diventato il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e poi anche Benedetto XVI. Suo testo dei primi anni del suo ministero teologico diceva una cosa molto profonda. Diceva: Cristo solo salva, sì, ma questo Cristo che solo salva fa dei salvati dei collaboratori per la salvezza di tutti. L'unico salvatore è Gesù Cristo, ma essere salvati significa entrare nello stesso dinamismo di dono della propria vita perché tutti gli altri vengano salvati. E la Chiesa è questo spazio dove si vive della salvezza di Cristo, ma ci si rende responsabili della salvezza di tutti. E per questo allora dobbiamo sempre domandarci e stare allerta per chiederci in che cosa lo Spirito ci sta guidando e ci vuole strumenti attivi nella sua storia di
salvezza. In questo orizzonte, qual è il punto unico che propongo all'attenzione di tutti e su cui sarebbe bello, anche guidati dai collaboratori, dagli amici, poi interverranno loro a dirci come, sarebbe bello metterci in cammino. Il punto è questo: come ripensare alla presenza ecclesiale oggi sul nostro territorio, dando per scontato che il modo in cui siamo strutturati risponde appunto generalmente al regime di cristianità, si è tutti cristiani, mentre oggi non è più così, e questo chiede di ripensarci, come ricollocarci sul territorio. Perché questo punto mi sembra importante? Perché la Chiesa dagli inizi esiste sempre in un luogo. E il luogo evidentemente non è soltanto il luogo geografico, ma è un luogo, si potrebbe dire, socio-antropologico. Ma non vedere come la Chiesa esiste in un luogo vuol dire non fare tutto ciò che ci è richiesto per ricevere il Vangelo e renderlo disponibile. Ripensare questo è decisivo perché? Perché ci è chiesto appunto di rimanere fedeli al dono della salvezza che Dio ci fa e al fatto di essere suoi strumenti. Per cui, molto concretamente, a me pare che dobbiamo domandarci come fare in modo che sul territorio rimaniamo la Chiesa di Gesù Cristo e lo siamo con tutte le potenzialità, per esempio, avendo delle comunità che realmente sono in ascolto della parola di Dio, avendo delle comunità che non fittiziamente o burocraticamente, ma realmente celebrano la liturgia e in particolare l'Eucaristia con tutta la dignità che questo merita. Non avrebbe nessun senso moltiplicare le celebrazioni che sono però sciatte e che non dicono ciò che quella celebrazione esprime. Come rimanere delle comunità in cui si possa fare l'esperienza di una vita fraterna e dunque comunitaria reale? E mi sembra inutile che noi chiamiamo delle comunità comunità quando non c'è un tessuto di fraternità che si vive. Ma qui dobbiamo prenderci tutta la nostra responsabilità. Come ripensarci? Perché le cose che diciamo essere fondamentali per l'essere della Chiesa sono anche e siano anche reali. Come rimanere delle comunità che siano capaci di annunciare il Vangelo? Se per annuncio del Vangelo non intendiamo soltanto comunicare delle idee, perché questo non è l'annuncio del Vangelo, ma è permettere ad altri di fare l'esperienza di Cristo e l'esperienza della vita nuova in Cristo. E la dimensione comunitaria e fraterna è uno degli elementi fondamentali. Non ha senso, lo comprendiamo tutto, avere tante comunità che non possono dire a qualcun altro vieni e vedi, perché sono così sciatte che questa proposta è semplicemente insensata, non vera. Dobbiamo ripensarci attorno a queste questioni. Per questo il punto: ripensare la presenza della Chiesa sul territorio è un punto, lo so benissimo, ma è un punto nevralgico, fondamentale, a cui se ne connetteranno degli altri, ma se Dio vuole avremo dell'altro tempo, o ce l'avranno coloro che ce l'hanno, e si potranno fare degli ulteriori passi. Questo è ciò che proporrei alla Chiesa che è in Torino, anzitutto ai preti e ai diaconi oggi, per questo anno, innestando questo cammino di ripensamento nel cammino sinodale, sia il cammino che ci è proposto dal Sinodo dei Vescovi a livello di Chiesa universale, sia nello specifico proprio il cammino sinodale della Chiesa italiana, che
già abbiamo intrapreso. Ci mettiamo in questo cammino con una specificità, quella nostra, di provare a ripensare insieme nella luce dello Spirito. Ci tengo tantissimo a questo, nella luce dello Spirito. Come essere Chiesa in modo rinnovato sul territorio. Mi rivolgo a voi oggi come responsabili delle comunità cristiane. Ma, appunto, con l'auspicio molto molto forte e accorato che questo cammino non lo faremo soltanto noi, ma è un cammino che coinvolgerà tutte le cristiane e tutti i cristiani che vorranno appunto camminare per offrire il loro contributo, la loro sensibilità, il loro carisma, dono dello Spirito, per ripensare la Chiesa sul territorio. Quindi quello che vi chiederei oggi è questo, di accogliere le cose che verranno proposte non come dei filtri che fanno finire lì le cose che vengono proposte, ma potremmo dire come dei vetri che permettono in trasparenza che ciò che riguarda noi possa riguardare anche altri, cioè tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli nella fede. Quanti più saremo coinvolti in questo esercizio, tanto più appunto credo rispondiamo a ciò che il Signore ci chiede per il nostro tempo. Questo richiede, mi sembra, alcune attenzioni. La prima è questa: metterci o rimetterci tutti in un atteggiamento di disponibilità autentica. È sempre difficile, faticoso, no? Ripensare delle cose, ipotizzare anche dei cambiamenti, tanto più se quei cambiamenti non riguardano o non possono riguardare soltanto altri, ma potrebbero riguardare anche noi, no? C'è una fatica, direi anche legittima, in questo. Però io credo che possa essere anche una grande tentazione dal punto di vista evangelico, a cui si risponde in uno stato di conversione continua, che potremmo esprimere così: com'è che io sono davvero disponibile, Signore, perché non interrompa il tuo cammino in mezzo alla storia, in mezzo agli uomini, ma sia invece a disposizione autentica, a servizio autentico di questo cammino. Quindi direi ciò che ci è chiesto iniziando questo nuovo anno è davvero un atteggiamento di disponibilità autentica. Vorrei dire anche di fiducia, non nel Vescovo, non nel Consiglio Episcopale. Lo sappiamo e l'abbiamo visto, queste cose vanno e vengono, passano. Ma di fiducia nel Signore, senza la quale in qualche modo tutti i cammini che intraprendiamo non sono degli autentici cammini ecclesiali. E anche direi facendo attenzione a un altro piccolo pericolo, o forse non tanto piccolo, soprattutto nei nostri ambienti, per quel che è la mia piccola esperienza, cioè di fare questo cammino che poi vi verrà dettagliato nel concreto o con lo stile delle Geremiadi o con lo stile dell'utopia. Lo stile delle Geremiadi è quell'incontrarsi per vedere tutto quello che non funziona in una lamentazione continua che ci lascia più depressi di prima, perché non può che essere così. Siccome appunto siamo tutti in casa, in famiglia, so benissimo che ci sono tante cose di cui possiamo lamentarci: il catechismo, i funerali,
le famiglie che sono non più come quelle di una volta, i giovani che non potrei farvi un elenco, e se ci mettiamo insieme tutti quanti possiamo reduplicare questo elenco. Ma le Geremiadi non mi sembra che siano uno stile cristiano ed ecclesiale, perché appunto permettono soltanto a noi di avere il diritto di lamentarci. Quello che dobbiamo fare è ricollocarci davanti al Signore, chiedendo a Lui come intende operare oggi e che cosa ci è chiesto. Neanche l'utopia mi pare sia fondamentalmente cristiana ed ecclesiale, e cercare un altro luogo, e tutti in questo si potrebbe appunto trovarsi insieme per dire ma si dovrebbe far così, ma si dovrebbe far così, ma si dovrebbe far così, immaginando che il luogo già lo conosciamo noi. Il problema è se quel luogo che conosciamo noi è il luogo in cui ci vuole condurre Cristo. Allora, mi sembra che né le Geremiadi e né l'utopia sia lo stile con cui iniziare un cammino di questo tipo, che non è un'indagine, non sarà un'indagine sul territorio, ma sarà piuttosto un esercizio fatto insieme, preti, diaconi, religiose, religiosi, laici, per domandarci appunto dove il Signore ci sta facendo vedere dei germogli di novità che possono orientare un ripensamento del nostro essere Chiesa sul territorio. Lo ribadisco questo. Dove il Signore ci fa vedere, intravedere dei germogli di novità che ci permettono di orientare il nostro ripensamento della Chiesa sul territorio. Questo è l'esercizio che mi pare potremmo fare in questo anno, cominciando dalle nostre comunità ecclesiali, sapendo che già mettersi in uno stato di esercizio, ascoltando lo Spirito e dunque ascoltandoci gli uni gli altri nello Spirito, è qualcosa di fondamentale, è già camminare insieme. Poi l'auspicio è che questo esercizio possa portare anche dei frutti per ripensare insieme la nostra presenza di Chiesa sul territorio. Faremo questo non pensando che la vita della Chiesa di Torino cominci adesso. Da qua si vede che siamo una platea differenziata, anche con capelli un po' grigi come sono i miei e quelli di altri ugualmente, quindi abbiamo già camminato, abbiamo già camminato, e lo abbiamo fatto anche guidati dai vescovi precedenti, ciascuno col suo stile, con il suo timbro, dai collaboratori immediati dei vescovi precedenti, e colgo qui l'occasione per fare davvero davanti a tutti un ringraziamento grandissimo al Consiglio Episcopale che è stato in carica fino al 1° settembre, perché i primi passi anche di questo cammino li abbiamo mossi insieme, e sono davvero tanto grato del servizio che hanno fatto negli anni precedenti e anche nei pochi mesi con me. Ci mettiamo su una strada che è già la strada della Chiesa che è in Torino, in un momento nuovo, cogliendo, potremmo dire, lo stimolo della novità. E per fare questo, insieme a questo incontro, che poi nel prosieguo permetterà anche di dettagliare come lavorare nell'anno, soprattutto in questi primi mesi, ci saranno degli incontri con i moderatori delle unità pastorali, in modo tale che i moderatori siano anche i primi responsabili di questo cammino appunto di ascolto che faremo nelle comunità cristiane per rintracciare i germogli di vita nuova, di vita evangelica, che ci permettono di ripensarci come Chiesa sul territorio.
E nella consapevolezza, e finisco, anche che questo cammino che facciamo con tutta la Chiesa di Torino deve riguardare anzitutto noi preti e diaconi. Per questo mi sembra che possiamo collocare qui anche la proposta, potremmo dire, formativa che è fatta per i preti e i diaconi e per i preti in specifico in questo anno, e che avete potuto visionare, una proposta formativa che in qualche modo ci aiuterà ad accordarci su questo cammino. Avremo due ritiri, due momenti di ritiro di preti e diaconi insieme, il 30 novembre 2022 e il 1 marzo 2023 a Villa Lascaris. Potrebbe essere l'occasione per pensare, siccome ci saranno altri tre incontri soltanto per i preti, che questi due momenti siano proprio però momenti di ritiro. Quindi non tanto l'occasione per trovarsi, chiacchierare, eccetera, di cui c'è tanto bisogno, ma di ascolto della parola, di preghiera, di silenzio. Avremo però anche tre incontri che saranno il venerdì 4 novembre, il venerdì 17 febbraio e il mercoledì 10 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 sempre a Villa Lascaris, e questi saranno tre incontri invece di tipo diverso. Ci metteremo sempre in ascolto della parola, con l'aiuto in questo caso di fratel Sabino Chialà del monastero di Bose, e poi faremo una, potremmo dire, un po' di preghiera e poi uno scambio tra di noi, in modo tale che riprendiamo confidenza non soltanto a chiacchierare così insieme, amichevolmente, amorevolmente, e questa è una cosa molto bella, ma anche a parlare insieme della nostra vita di fede, di credenti, e della nostra vita da preti. Io concentrerei in questi tre incontri, che sono un po' nuovi sulla scia del lavoro fatto, e abbiamo voluto sulla scia del lavoro fatto dal Consiglio Presbiterale, il momento in cui dialoghiamo un po' più tra di noi. Manterrei i due ritiri invece come momento proprio in cui nell'Avvento e nella Quaresima ci prepariamo insieme al Natale e alla Pasqua, ma soprattutto rimanendo in ascolto del Signore che ci parla. Ecco, ci tenevo a comunicarvi queste cose come sfondo, sottofondo, orizzonte di ciò che poi gli amici del Consiglio Episcopale, anche Stefania e Morena, manca Alberto Riccadonna che avrebbe dovuto essere qui ma ha il Covid, ci aiuteranno a declinare in maniera concreta nella parte restante della nostra mattinata. Grazie mille del vostro ascolto e della vostra attenzione. Rinnovo anch'io l'augurio di una buona mattinata che stiamo vivendo insieme. Le suggestioni e le riflessioni e gli spunti che abbiamo ricevuto sono tanti. Adesso cominciamo a provare a tradurli in pratica. State ricevendo, e ringrazio chi si è dato disponibile questa mattina a questo servizio che ci permette di lavorare insieme, la traccia del cammino che ci verrà ora proposto, illustrato. L'abbiamo tra le mani, così possiamo anche seguirla con più attenzione, ma anche cominciare già a farla un po' nostra, e quindi eventualmente nello spazio poi che ci sarà dopo questi tre interventi a reagire, perché vogliamo dare già questa mattina, per quanto in un tempo comunque limitato, uno spazio di ascolto. Un ascolto che ci permetta già di accogliere questo stile che Don Roberto prima ci ricordava, e quindi non siamo qui soltanto a raccogliere le lamentazioni, neanche siamo qui soltanto a sognare un luogo che non c'è, ma a cominciare a domandarci seriamente quello che nel nostro territorio, nella nostra presenza ecclesiale, sta germogliando come esperienza di vita evangelica, come prospettiva di un cammino di rinnovamento.
ci verranno illustrate le tappe di questo cammino, le potenzialità che questo cammino vuole raccogliere, forse anche le fatiche con cui avremo a che fare, con la pazienza di metterci davvero tutti quanti in cammino e di non dimenticare che, come ci ricordava prima Don Roberto, non siamo noi soltanto a fare questo cammino, ma è un cammino che dovrebbe coinvolgere davvero tutta la Chiesa di Torino nelle varie esperienze che ha già maturato nel tempo, che sono realmente esistenti, che sono un dono dello Spirito e che come tali sono il segno della presenza del Vangelo e che come tali siamo invitati a alimentare e a vivere. I fogli stanno arrivando, vi chiedo scusa se ci mettono un po' di tempo, ma sono due fogli e pur avendo l'agilità di alcuni disponibili ci va il tempo concreto di farveli arrivare. Direi che possiamo intanto dare la parola a Don Michele che ci illustrerà il punto di partenza e poi ci verranno indicati i passaggi successivi. Buongiorno anche da parte mia. Chi ha già il foglio e avesse voglia di provare a seguire, cerco di raccontare quella che ha come sottotitolo, la pagina che ha come sottotitolo la traccia per il racconto, perché in questo spazio tra geremiadi e utopia che sono da evitare per metterci in esercizio ecclesiale e spirituale, abbiamo scelto, come ormai abbiamo anche ascoltato diverse volte già questa mattina, la cifra, l'immagine del germoglio di vita nuova. L'abbiamo scelta perché un germoglio dice sorpresa, novità e sorpresa. Un germoglio evoca subito al cuore qualche cosa che ha un aspetto diverso da ciò che poi la pianta realizzerà e quindi rischia di essere anche non riconosciuto nell'immediato, perché non abbiamo gli occhi abituati o rischiamo di non avere gli occhi giusti per coglierlo. Un germoglio poi dice chiaramente promessa di futuro, apre alla speranza che è dato teologico, non esercizio muscolare della nostra buona volontà. E un germoglio poi di sicuro evoca la cura, perché un germoglio attecchisca e cresca ci vuole la cura e la pazienza, come già la preghiera ci ha dato di gustare. In particolare insieme cercheremo germogli di chiesa, cioè concretamente aspetti, esperienze, iniziative che oggi ci paiono meglio realizzare la bellezza dell'essere chiesa e dell'annunciare il Vangelo. Sono queste le dimensioni da curare, su cui concentrare il nostro impegno, con la consapevolezza, e lo capiremo insieme, che probabilmente alcune cose andranno ridimensionate, forse accantonate addirittura. Nella scheda trovate alcuni criteri, virgolette, per riconoscere questi germogli. Già Don Roberto nella sua introduzione evocava qualcuno di questi criteri. Abbiamo provato a riscriverli in un modo operativo. Per esempio, si potrebbero cogliere germogli vivi in un'iniziativa o in un'esperienza che permette appunto di celebrare Dio con dignità, di mettersi in ascolto vero della sua parola. Potrebbe essere un'esperienza nella quale viene espressa, si vive la fraternità cristiana autentica, capace di valorizzare le diversità nell'unica appartenenza a Gesù Cristo. Un'esperienza nella quale si è permesso di incrociare le realtà che vivono tutti gli uomini, andando anche oltre i recinti della parrocchia. Un'esperienza nella quale si manifesta la ricchezza dell'intero popolo di Dio in una comunità aperta a tutti, dai giovani agli anziani, dai ministeri ordinati ai ministeri laicali.
qualcosa nella quale si possa sperimentare che il Vangelo tocca tutte le dimensioni della vita, personali, sociali, economiche, politiche, culturali. Un'esperienza di Chiesa strutturalmente aperta, nella quale si possa sperimentare qualche cosa di strutturalmente aperto alle altre comunità parrocchiali, radicato nella vita della diocesi, abituata allo scambio con le altre realtà del territorio, in osmosi con le altre realtà del territorio. Un germoglio è invisibile all'inizio e la richiesta non è tanto quella di cercare delle cose che sono già perfettamente realizzate, delle pratiche perfette. Possono essere idee, inizi, indizi. Ciascuno poi, vivendo sul proprio territorio, potrà calibrare e aiutarci a vedere. Ci mettiamo in ricerca insieme, questo è lo scopo. Nei criteri che abbiamo cercato di indicare, appositamente non abbiamo voluto fare esempi, perché non volevamo precludere ciò che la ricchezza del territorio può mettere in effetti in evidenza. Perché lo sappiamo, appunto, vogliamo essere servi dello spirito che non si sa mai dove viene e dove va. E siccome è un cammino spirituale e non organizzativo, non stiamo cercando delle strategie nuove. Abbiamo scelto di vivere questo racconto e questo ascolto, questa ricerca comune dei germogli dentro la conversazione spirituale. E il modo che il sinodo, che il cammino sinodale ha consegnato, che abbiamo sperimentato nelle nostre comunità e che ha portato molto frutto. Credo che uno dei ritorni più evidenti di questo sia esattamente il gusto con cui abbiamo sperimentato esperienze di Chiesa proprio attraverso il metodo della conversazione spirituale. È per questo che ci chiediamo di far arrivare quella che qui è presentata come la traccia per il racconto, di farla arrivare a tutti i partecipanti dei gruppi di ascolto, poi Morena ci aiuterà a capire meglio di che cosa si tratta, di farla arrivare in anticipo in modo tale che ciascuna delle persone invitate possa prendere parola avendo pensato, avendo fatto personalmente quell'esercizio spirituale ed ecclesiale. Allora concretamente quello che cercheremo di vivere e che vi invitiamo a raccontare può essere indicato brevemente attraverso quei quattro passaggi che vedete nella parte alta della scheda. Si tratterà concretamente di pensare al territorio nel quale viviamo, di individuare, cercare, riconoscere due, tre germogli. Ne ho parlato fino ad ora, individuato, di descriverlo, che cosa, chi è coinvolto, chi è implicato, come, quali relazioni, quali modalità vengono vissute in quel germoglio. Passeremo anche attraverso il giudizio, il discernimento ha a che fare con un giudizio. Allora, in quell'esperienza, che cosa resterebbe da valorizzare, da incoraggiare, da fare meglio, da approfondire o forse da correggere? E questa è anche la fase in cui forse può trovare spazio il confronto intorno a che cosa dobbiamo accantonare, visto che siamo in ambito del germoglio, sfrondare delle cose che invece facciamo perché possiamo concentrare il nostro impegno su questa vita nuova che nasce. E infine ci chiediamo tutti di guardare anche oltre le nostre parrocchie, di allargare lo sguardo sul territorio. Don Roberto lo diceva, la chiave è quella territoriale, non è il tutto, ma è il punto di partenza che scegliamo, consapevoli dei nessi e delle relazioni che ci sono con una serie di altri elementi. Guardando anche fuori, dalle mura della parrocchia, esistono sul nostro territorio ulteriori situazioni di germoglio? Quale? In qualche modo questa è la traccia che serve per prepararsi, per darsi degli strumenti per riconoscere ciò che già ora germoglia,
anche se in una forma che non sempre siamo abituati a vedere, a riconoscere, e così preparati, virgolette, preparati, pronti in questo modo, possiamo entrare, e qui è la traccia per l'ascolto, in una fase di conversazione spirituale nella quale condividere questi germogli in modo tale da continuare il processo. Lascio la parola a Morena. Grazie Don Michele, buongiorno a tutti. Provo un po' a descrivere un po' più nel dettaglio quello che è questo metodo della conversazione spirituale, che voi sapete era già stato, è stato fin dall'inizio proposto come metodo di lavoro per il cammino sinodale della Chiesa in Italia ed è stato ampiamente utilizzato. È stato utilizzato anche, è stato vissuto anche nella nostra diocesi, anche ed è stata espressa davvero la gioia che ha provocato nelle persone che lo hanno vissuto, proprio perché ha aiutato ciascuno ad ascoltare gli altri e ad essere ascoltato. Quindi lo proponiamo ancora e perché appunto riteniamo che sia un metodo, un modo di procedere che non solo ci aiuta a vivere questa esperienza, ma può anche inaugurare un modo nuovo di procedere nelle nostre comunità, anche per i processi di confronto, i processi decisionali. Questo metodo si vive in piccoli gruppi, un minimo di 6 persone e non più di 12, questo perché può essere, cioè, almeno questo perché si possa dare a ciascuno la possibilità di esprimersi e quindi di favorire un'esperienza di ascolto reciproco. Alcuni elementi favoriscono questo, alcuni quindi attenzioni possono favorire questo processo condiviso e di conversazione spirituale. La prima, come accennava Don Michele, è la preparazione. È importante che la traccia per il racconto, appunto come diceva Don Michele, venga data prima ai partecipanti, in modo che possano fare ciascuno già un proprio discernimento personale e di ricerca e di individuazione dei germogli che, secondo la loro esperienza, sono germogli di vita cristiana. Il secondo elemento che favorisce è certamente il tempo da dare a disposizione. Ecco, un lavoro di gruppo come questo deve avere del tempo a disposizione, non si può risolvere in un'ora, o penso che almeno in 2 ore, può essere una sera, può essere una domenica pomeriggio, ma attivando più gruppi insieme in una parrocchia in una domenica pomeriggio può essere tranquillamente vissuto. Però ecco, richiede del tempo perché sia la preghiera che l'ascolto possano davvero essere calmi e distesi. Appunto, come dicevo, in piccoli gruppi che siano possibilmente guidati da un animatore, una persona che custodisce il processo e aiuta il gruppo a procedere in maniera efficace. I passaggi sono quelli già appunto che avevamo già visto lo scorso anno, ma penso sia importante riprenderli. Allora, si parte davvero in un clima, si sta in un clima di preghiera con un testo che potremmo scegliere per davvero disporsi all'ascolto dello Spirito. È stato scelto il brano che abbiamo anche ascoltato questa mattina dal Vangelo di Marco, che farà proprio da riferimento per il nostro cammino, quindi ci aiuterà ad entrare davvero nella dinamica di questo seme, no, che germoglia, e quindi ci aiuterà ad entrare davvero nell'ottica di una ricerca e di un ascolto di questa vita che germoglia. La terza fase si divide in 3 passaggi.
In un primo passaggio le persone, proprio a giro, tutte le persone che sono presenti, saranno chiamate a condividere quanto hanno individuato personalmente, quindi condividere con gli altri, secondo la loro esperienza, quali sono i germogli che hanno individuato nella comunità o nel territorio di riferimento. Questo non è un momento di dibattito, quindi il registro che è richiesto è quello della, appunto, della conversazione, quindi del racconto personale, del racconto, quindi di un ascolto profondo, del reciproco. Quindi non si tratta di dire di controbattere o di dibattere, ciascuno deve avere lo spazio per dire quello che secondo la propria esperienza può essere vitale per la parrocchia. Quindi, come vedete, come è scritto, il registro è quello della narrazione. Dopo un momento di silenzio e di pausa, allora nella seconda, proprio perché che servirà una pausa che serve per davvero per disporci nuovamente a una fase nuova di ascolto, il secondo passaggio è quello nel quale appunto c'è come una risonanza, ciascuno nel gruppo riconosce dentro di sé quello che l'altro ha espresso e come possibile sorpresa o come nel riconoscersi in quello che l'altro ha detto oppure anche nel non riconoscersi, sempre però mantenendo un clima e un registro che è quello appunto dell'ascolto e del riconoscimento reciproco. In questa fase potremmo anche dirci, anche in questa fase possiamo anche dirci quali sono gli aspetti che secondo noi, rispetto a quello che ci ha dato vita, quali sono gli aspetti che invece forse potrebbero andare superati oppure accantonati nella vita della nostra comunità. E infine, l'ultimo passaggio, sempre dopo un momento di silenzio, l'animatore aiuta le persone davvero a capire che cosa il Signore ha detto attraverso l'esperienza di quel piccolo gruppo. Che cosa il Signore ci ha suggerito, che cosa riteniamo importante offrire alla nostra Chiesa di quanto davvero il Signore ci ha suggerito attraverso il discernimento personale e il discernimento fatto in gruppo. E quindi questo sarà poi oggetto della restituzione che verrà poi offerta alla comunità e poi alla Chiesa, alla diocesi. La conclusione sarà anche importante perché siamo chiamati anche a condividere come abbiamo vissuto questo processo di discernimento, perché è anche importante condividere l'esperienza e anche far emergere i frutti che ne sono scaturiti. Quindi capite che ciò che ha dato gioia a tanti che lo hanno sperimentato è proprio forse lo spostamento ad un livello più profondo di conversazione, che non è tanto il dibattito sulle idee, non è tanto l'emergere di un'idea piuttosto su un'altra, ma è soprattutto l'ascolto dell'esperienza vissuta di ciascuno e di quello che appunto il Signore ci sta chiedendo. Vi ringrazio. E passo la parola a Padre Ugo che ci aiuterà a delineare il processo con cui lavoreremo quest'anno. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Il mio primo compito in realtà sarebbe quello di presentare un pochino anche queste tre persone che ci hanno aiutato in questo inizio di cammino. Morena Savian ha appena parlato, non credo che abbia bisogno di una grande presentazione, la troviamo all'ufficio missionario sempre presente,
ma soprattutto insieme a Don Nino Olivero, grazie, ha coordinato la prima fase di ascolto del cammino sinodale, e quindi è proprio grazie anche a questa esperienza di frequentazione delle nostre comunità e dell'ascolto di queste comunità che può offrire anche un bel contributo al cammino, all'esercizio che stiamo cercando di vivere. E anche bisogno di presentazione non ce l'ha Alberto Ricadonna, che leggiamo settimanalmente e ci accompagna con la sua penna proprio nella lettura della nostra vita di chiesa, ma che può offrire veramente uno sguardo da giornalista e anche un linguaggio, un'interpretazione dei linguaggi, un linguaggio lui stesso per poter convertire in parole questi frutti, questi germogli che emergeranno e che vedremo nel nostro esercizio. Forse due parole in più le possiamo dire invece per la professoressa Stefania Palmisano, sociologa, come ci diceva Don Roberto prima, e professoressa associata presso il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, dove insegna religioni nel mondo globalizzato e religioni, spiritualità e globalizzazione. È coordinatrice del centro di ricerca CRAFT, Contemporary Religions and Faith in Transition, del Dipartimento CPS, segretaria dell'Associazione Italiana di Sociologia della Religione e vice direttrice del Master in Scienze Religiose e Mediazione Interculturale dell'Università di Torino. Con Nicola Pannofino, e questi sono consigli per la lettura, anche nel caso volessimo approfondire personalmente la conoscenza di Stefania, ha recentemente scritto per Mondadori Religione sotto spirito, viaggio nella nuova spiritualità, mentre per il Mulino sta curando il libro Donne e religione in Italia, itinerari in ricerca. Ecco una presentazione sintetica che ci dice però quanto anche il percorso accademico di Stefania può aiutarci nella nostra lettura della realtà, in questo esercizio che stiamo facendo. Ecco, due parole molto veloci invece un po' sul cammino, sul percorso che dovremmo fare, e lo potete seguire tranquillamente nel foglio, perché non è che si possano aggiungere molte cose a degli elementi molto puntuali. Credo che la cosa importante sia soprattutto cercare un equilibrio, una forma di equilibrio soprattutto nel chi ascoltare, ecco, nelle persone che verranno contattate, che ci accompagneranno, che saranno per noi le fonti, ecco, di questo esercizio. È un equilibrio fra il desiderio di raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di persone e però il contesto in cui la comunità vive. E quindi a questo riguardo, diciamo, ogni parrocchia potrà attivare dei gruppi d'ascolto, scegliendo la forma di coinvolgimento che sentirà più consona al territorio, e potrà scegliere un po' fra diverse opzioni possibili. Qui ne abbiamo elencate alcune, pensiamo quasi tutte, ma innanzitutto un gruppo d'ascolto potrebbe essere rappresentato dal consiglio pastorale parrocchiale, eventualmente magari allargato anche ad altri elementi della comunità che possono offrire un apporto significativo, uno sguardo particolare e arricchire così il nostro percorso. Laddove invece un consiglio pastorale parrocchiale non sia costituito, ecco, ci possono essere degli operatori pastorali stabili, catechisti o animatori o formatori o chi per essi, che possono, ecco, dare questo contributo e aiutarci quindi nella ricerca di questi germogli. Auspicabile ovviamente è che le persone da ascoltare sia tutta la comunità parrocchiale, magari persino allargata a chi non la frequenta stabilmente, ma con cui in realtà possiamo avere delle relazioni, dei contatti, che conoscono le nostre iniziative e che possiamo in qualche modo coinvolgere. E infine anche quell'oltre di cui parlava Don Roberto prima, e anche queste frontiere che vanno un po' al di là della nostra parrocchia, ovvero la comunità allargata alle realtà non strettamente parrocchiali, e quindi anche queste iniziative, che possono essere iniziative condivise, possono contenere dei germogli che
possono aiutarci. Ecco, un po' tutto questo è il nostro bacino di ascolto. Questi gruppi di ascolto dovranno offrire una restituzione. A ogni parrocchia viene chiesta una sintesi che comprende un po' questi punti: il racconto dell'esperienza vissuta, così il coinvolgimento della comunità come stato, i frutti dell'ascolto, come ci diceva Morena prima, la descrizione dei germogli, questo è importante, ovvero sia questo elemento di novità e di vita che abbiamo riscontrato e che sono stati indicati, ed eventualmente anche, ovviamente si possono aggiungere riflessioni conclusive che possono completare e descrivere meglio appunto quanto viene restituito. Per quello che riguarda un po' i tempi del lavoro, di questo esercizio, un'idea era quella di poter scegliere un tempo favorevole di 1 o 2 settimane da dedicare un po' a questo esercizio. Potrebbe essere per esempio la prima parte dell'avvento, prima che inizi magari il grande lavoro in preparazione del Natale, proprio approfittando del fatto che l'avvento, parlando di germogli, parlando di novità, parlando di semi e seminatori, è un tempo effettivamente che potrebbe essere adeguato per riflettere su questi aspetti della nostra vita cristiana. Ecco, ciò che è importante è che tutti i contributi vengano raccolti e inviati dai moderatori dell'unità pastorale, che sono un po' come i coordinatori, come i motivatori anche di tutto questo esercizio, e vengano raccolti, possono essere anche accompagnati da una motivazione del moderatore stesso, un qualche elemento che può essere di aiuto, completamento alla lettura, e dovrebbero pervenire, questo è fondamentale, entro il 31 gennaio del prossimo anno presso la mail che viene indicata nel foglio pastorale @diocesi.to.it. Ecco, questo per quello che riguarda essenzialmente le parrocchie. Poi una scheda simile verrà preparata per accompagnare anche questo esercizio negli uffici di curia, per le comunità di vita consacrata, gli istituti secolari, le associazioni. La cosa importante è che l'elemento caratterizzante, determinante, su cui focalizzare la nostra attenzione è il territorio. Quindi chiederemo anche, parlando dei religiosi per esempio, ecco, un'attenzione particolare al territorio in cui vivono, in cui si trovano. Il germoglio dovrà essere così identificato e raccontato per quello che è la loro esperienza nel territorio dove si trovano o a vivere o comunque a operare pastoralmente. E poi a partire dal mese di febbraio fino a Pasqua, ecco, cercheremo di approfondire l'ascolto un po' anche in base a quanto verrà consegnato, ai contributi che arriveranno da questa prima fase, per poi arrivare a primavera inoltrata a restituire tutto questo lavoro in un'assemblea in cui appunto ci racconteremo gli esiti di questo esercizio in base a quanto sarà pervenuto, quanto avremo analizzato, quanto anche sarà letto dai consigli presbiterali e pastorali. Grazie a Don Michele, a Morena e a Padre Ugo che ci hanno illustrato le schede che avete tra le mani. Siamo rimasti esattamente nei tempi che avevamo pensato. Abbiamo ora un po' più di una mezz'ora per metterci in ascolto. Ci sono 2 radiomicrofoni a nostra disposizione, c'è Maurizio e Lucia che ringrazio, che sono adesso in fondo alla sala ma che si attiveranno in base a dove alzerete le mani. C'è lo spazio per una prima reazione, o per quanto avevate magari nel cuore i vostri desideri che forse
non avete ancora in questo momento ascoltato o trovato, ma noi ci mettiamo davvero in ascolto non per dare oggi delle risposte, ma per proseguire questo cammino di cui stiamo muovendo i primi passi. C'è già una mano qui davanti e Lucia prepara laggiù. Forse magari chi prende la parola può presentarsi solo brevemente. Sono Luigi Ariemme, diacono permanente, lavoro nelle parrocchie San Giacomo Apostolo e San Grato, Barca e Bertolla. Una domanda puramente tecnica e mi scuso per la banalità forse. È stato detto che la restituzione di questo lavoro che faremo nelle nostre parrocchie dovrà avvenire da parte del moderatore dell'unità pastorale che provvederà poi a trasmetterla. La mia domanda è: quando abbiamo fatto il lavoro per il sinodo in questa primavera, la restituzione doveva essere breve, di una pagina, di massimo tre pagine. Ecco, il moderatore dovrà poi prendere le relazioni che arriveranno dalle parrocchie e trasmetterle così come sono, ma correndo il rischio di avere 30, 40, 50 pagine di relazione da trasmettere. E questa sintesi dovrà poi essere elaborata in questo in qualche modo. Dovremmo fare attenzione ad alcune cose particolari, perché se no davvero vi ritrovate poi con tonnellate di roba, che sarebbe interessante avere qualche indicazione a questo punto, a questo proposito. Grazie. Grazie, prendiamo nota, verrà indicata alla fine. Una domanda invece, un intervento di là. Buongiorno, grazie. Grazie al nostro arcivescovo. Sono Don Alessandro a Borgaro. Volevo chiedere, questo percorso, in quale maniera non è un doppione di quello dell'anno scorso? Ecco, vorrei capire un po' meglio e anche come motivarlo alla nostra gente che potrebbe dire: ma abbiamo appena fatto questo percorso, poi in particolare in molte comunità abbiamo contattato tutti, anche i lontani, e quindi sembra, allora facciamo di nuovo, qualcuno potrebbe dire, allora aiutateci a rispondere a questa eventuale obiezione, capendo bene gli obiettivi specifici. Ho capito quello di un momento di comunione spirituale, però lo era stato anche l'anno scorso, un momento di comunione spirituale, gli incontri per il sinodo. Grazie. Grazie Don Alessandro, anche a questo daremo risposta. Ecco, c'è una mano alzata anche qui davanti. Io sono Don Paolo Marescotti della parrocchia di San Benedetto in Torino. La mia non è una reazione, è un po' quello che porto nel cuore. Nel momento in cui vogliamo ripensare la presenza della Chiesa sul territorio, chiaramente ci poniamo il problema dell'istituzione parrocchia. Come nasce un'istituzione in generale? Nasce per rispondere a dei bisogni. L'istituzione parrocchia, adesso io non sono uno storico, però è nata molto concretamente per rispondere al bisogno religioso delle comunità cristiane che nell'antichità non erano nella città dove c'era il vescovo, ma il cristianesimo si allargava nelle campagne e sono nate le parrocchie. Allora, nel momento in cui vogliamo ripensare l'istituzione parrocchia, dobbiamo chiederci innanzitutto a quali bisogni vogliamo rispondere. Quindi si tratta di, come dire, di fare delle scelte pastorali, di chiederci appunto quali priorità l'istituzione parrocchia oggi come oggi dovrebbe essere capace di rispondere. Di fatto, attualmente le parrocchie sono appiattite sui sacramenti. È un fatto, per cui le attività principali sono il catechismo e ciò che ruota attorno ai sacramenti. È chiaro che i sacramenti sono fondamentali, ci mancherebbe, ma se la parrocchia si appiattisce sul sacramento, è chiaro che c'è una riduzione di quello che è l'esperienza di Chiesa. Il problema è che questo appiattimento non riesce a essere adeguato a quello che il catechismo dell'iniziazione cristiana dovrebbe essere: la trasmissione della fede alle nuove generazioni.
purtroppo l'esperienza è estremamente deludente. Le nostre parrocchie, le nostre chiese sono frequentate per lo più da anziani. Con la cresima tanti ragazzi se ne vanno, sono tutte cose che sappiamo. Ma questo tocca un'emergenza fondamentale. L'emergenza che non riusciamo più come parrocchie a trasmettere la fede alle nuove generazioni. Questa è un'emergenza fondamentale perché se si continua così senza riuscire a invertire la rotta, siamo destinati all'estinzione gradualmente. Allora, forse bisognerebbe impegnarci a riuscire a sganciare dall'istituzione parrocchia la pastorale dei sacramenti, a non appiattirla più su quello, a proporre ad esempio ai ragazzi, ai giovani, delle esperienze di gruppo, delle esperienze di chiesa, dove il centro non sia il sacramento, ma l'incontro con Gesù Cristo, maestro di vita, quello che rende la vita veramente profondamente umana. Certo, subito ci verrebbe da dire, ma chi verrebbe se non agitiamo davanti alle famiglie il bonbon del sacramento da ottenere? È verissimo. Allora forse in un ripensamento della Chiesa sul territorio dobbiamo andare al di là delle parrocchie. Dobbiamo cioè andare noi dove sono i ragazzi, dove sono i giovani. E qui c'è tutto il tema della scuola. Le parrocchie hanno un potenziale educativo del tutto inadeguato, l'esperienza ci dice del tutto insufficiente. Dobbiamo trovare dei modi per andare dove di fatto i ragazzi vengono educati, che oltre alla famiglia è fondamentale la scuola. C'è il discorso dei docenti cattolici, il discorso degli insegnanti di religione, il discorso delle scuole cattoliche in difficoltà, ma probabilmente anche abbandonate a loro stesse. C'è il discorso di una presenza nelle scuole pubbliche, dell'associazionismo, una presenza che abbia più uno stile movimentista, una presenza diversa che non ha a che fare con le parrocchie, superando anche a volte quella diffidenza che c'è tra parrocchie, associazioni, movimenti, cioè non è più tempo in cui possiamo permetterci di entrare in concorrenza tra di noi, è tempo in cui allearci per un'opera di evangelizzazione. Se il rinnovamento della Chiesa sul territorio si fermerà alle parrocchie, sappiamo già che non otterremo alcun risultato. Poi, un ripensamento della presenza della Chiesa sul territorio, come dire, va evitato secondo me anche il rischio di cercare una sorta di formula. Perché? Perché rimarrebbe teorica. Noi nei diversi episcopati precedenti abbiamo già sperimentato la ricerca di formule che potessero risolvere la situazione e non siamo mai riusciti a trovarla. Perché una formula non rimanga teorica, cosa bisogna fare? Bisogna guardare appunto al territorio, ma il territorio vuol dire le persone innanzitutto, e i laici a cui ci rivolgiamo per lo più sono famiglie, le famiglie per lo più sono fatte da genitori che lavorano e da figli che vanno a scuola. Allora, in una prospettiva di, ipotizzo, concentrare le forze in alcuni centri, questi centri non possono essere individuati semplicemente con un criterio geografico o dal numero di abitanti, questi sono criteri troppo estrinseci che bypassano l'elemento fondamentale che è quello umano delle persone. Allora bisognerebbe capire i ragazzi dove vanno a scuola. Le elementari e le medie sono proprio più locali, legati ai comuni, ma le superiori già non è detto che siano, che coincidano con il centro geografico. Qual è il polo reale della vita dei ragazzi, dei giovani in quel territorio? Poi i genitori che lavorano, qual è dal punto di vista economico industriale il vero polo che alimenta economicamente la vita delle famiglie, il lavoro di quelle famiglie? Anche questo è un altro criterio che non possiamo bypassare. Ma poi c'è l'elemento fondamentale dei preti. Se vogliamo ripensare a una ridistribuzione delle parrocchie, non so come definirla, certo, al limite ci può anche essere, come dire, un unico parroco per diverse parrocchie.
dove però c'è un gruppo di sacerdoti che c'è chi fa il parroco, c'è chi si occuperà della pastorale dei ragazzi e dei giovani, come vi dicevo prima, non limitato alle parrocchie, ma guardando il mondo della scuola, c'è chi potrà occuparsi degli adulti, delle famiglie, ma sarà importante che anche tra di noi non ci deleghiamo in un modo che potrebbe risultare disumano. Mi spiego, non possiamo delegare le messe e le celebrazioni semplicemente ai sacerdoti anziani o quelli, diciamo così, meno brillanti. Anche il discorso delle messe e le celebrazioni va rivisto nel numero, negli orari, ma in modo che sia qualcosa che portiamo avanti insieme. Finisco. Un vero processo sinodale deve prendere sul serio anche la realtà umana dei sacerdoti sul territorio, perché i sacerdoti hanno stretto delle relazioni e a seconda della qualità del tipo di relazioni che hanno su quel territorio sono un potenziale. Noi preti non possiamo essere semplicemente dei soldatini, scusate se uso le espressioni forti, ma per farmi capire, le cui truppe possono essere spostate così a seconda del fronte. Non siamo, scusate quella espressione, carne da macello. Arriviamo da una storia, siamo più o meno radicati in un territorio, anche quello da considerare per capire il potenziale umano che c'è nel singolo territorio. Scusate se devo scappare, ma ho un funerale, grazie. Grazie Don Paolo, c'è qui Don Fabrizio, credo qui davanti. Io sono Don Fabrizio, parroco a Sant'Edoardo Area Nichelino e addetto da tanti anni all'archivio diocesano, davanti al quale sono passati poi tanti documenti della Chiesa di Torino, però sono sotto segreto. Io volevo ringraziare dello stile delicato e soprattutto di verità con cui iniziamo questo cammino e soprattutto con diversi collaboratori che conosco personalmente e che stimo. E non è una cosa scontata il fatto di partire con questa delicatezza, con questa apertura, in pieno ascolto di tutti e con una piena collaborazione. E per questo motivo che prendo la parola dopo tanti anni. Perché il contributo non sia formale, io volevo chiedere un aiuto vero, concreto, fatto di passi che ovviamente non sarà possibile realizzare nell'immediato, non basta un anno, per aiutare a ritrovare dei punti di forza chiave nel nostro modo di immaginare la Chiesa, perché nell'immaginario collettivo della nostra gente circolano modelli di Chiesa molto diversi. Parlo dell'esperienza delle parrocchie nelle quali sono stato e, essendo nella Chiesa di Torino già da qualche anno, sono convinto che ci siano modelli di teologia diversi. Abbiamo studiato tutti nello stesso seminario. Però, come mostrava soltanto l'intervento adesso di Don Paolo, non abbiamo tutti gli stessi punti di riferimento. Non si mette in discussione la buona fede di ciascuno, perché questa è scontata e perché ciascuno cerca di impegnarsi seriamente. Però il fatto di avere dei momenti in cui si ritorna non banalmente sulla preghiera, ma proprio sull'ABC di alcuni punti di forza che identificano i valori o i criteri su cui muovere la nostra pastorale, secondo me sarebbe una cosa estremamente importante, per cui chiedo io personalmente, perché sento fatica su tante cose, un aiuto. La seconda cosa che vorrei chiedere è un approfondimento su chi è il soggetto che ascolta. Noi abbiamo capito chi è che dobbiamo ascoltare tutti. Ci mettiamo in ascolto delle persone che sono battezzate, che sono presenti, eccetera. Però il soggetto, chi fa l'azione di ascoltare, chi è che deve poi tirare le fila? Chi è? Perché è vero che sono tutti uguali, uguali nella dignità, però il peso è diverso. Perché ascoltare un collaboratore pastorale, una persona che si impegna, una persona che viene a messa, una persona che effettivamente non è soltanto un cristiano di facciata che si fa presente soltanto in alcuni momenti, non è la stessa cosa che sentire tutti gli altri, perché non hanno lo stesso peso. E gli interventi che sono stati fatti al sinodo lo dimostrano concretamente. Vorrei chiedere proprio
con la stessa delicatezza, perché sono temi molto difficili a mio modo di vedere, e con la stessa verità, com'è possibile a poterli approfondire. Grazie. Grazie Don Fabrizio, vedo laggiù. Parlo io? Io sono Don Ugo, ad Avigliana, ciao a tutti. Ma così lascio tra i tanti problemi che chiaramente ci sono, la connessione tra l'aspetto amministrativo e la sicurezza. Cioè, ho l'impressione che da un punto di vista amministrativo si stanno creando delle crepe che vanno a incidere sulla sicurezza delle persone, che sono anche legate alla concreta frequentazione degli ambienti. Molti di noi hanno più ambienti, no, da seguire, e anche solo per esempio la manutenzione, no, ha bisogno di una frequentazione che ti fa accorgere delle cose, essendo noi sempre più radi, rischiamo di non accorgerci delle cose, di accorgercene ormai quando magari accade il fatto, no? Quindi così mi permetto, tanto voglio dire, stiamo buttando un po' di problemi, lo metto anch'io, metto il mio contributo. Vabbè, amen. Grazie. Grazie. Sì, ancora laggiù. Sono Don Carlo di Candiolo, pace e bene a tutti, grazie per questa stamattina molto bella. Chiedo che cerchiamo pure i germogli, ma cerchiamo di avere il coraggio di tagliare tutti i rami secchi, che ci sia data la possibilità di tagliare quello che sappiamo non funzionare più. Amen. Grazie Don Carlo. Sì. Sono il parroco più vecchio della diocesi. Da 46 anni a Porta Nuova, successore di Pinardi. Poi sono un fanatico di Tesè dal 1973. A Tesè dicono semplicité, semplicité, semplicité. Il dono che la Chiesa torinese ha bisogno è semplificare. Io mi sono permesso con grande gioia di leggere l'ultimo testo di 900 pagine sulla Chiesa come dono del nostro carissimo Arcivescovo. Non vorrei ripetere quello che ha detto il parroco, ma mi sembra che lo schema noi l'abbiamo già fatto, abbiamo già ascoltato i nostri fedeli in occasione del sì, della no, riascoltarli. Io proporrei invece, dato che l'arcivescovo l'ha scritto sulla stampa, lui ha detto la priorità sono i giovani, siccome io sono vecchio, io propongo che la diocesi come primo punto si chieda cosa facciamo per i giovani. Io li ho portati a Tesè, 4 anni fa ho fatto venire Tesè a Torino. Sto proponendo di proporre Torino a Tesè al 1° di maggio. Mi sto arrabbiando con i professori di religione, non tutti. Qualcuno è ateo, qualcuno dice io non ho mai giudicato nessuno, tolto la massoneria, le 27 che ci sono a Torino, che da 40 anni dominano la città. Questi li giudico. Fratelli, cerchiamo di semplificare. Cerchiamo di ricordarci che noi abbiamo questo dono della fede. Beati quelli che credono. Io posso ascoltarli tutti come facevo nel 61 quando ero parroco a Santa Croce. Abbiamo fatto la messa dei giovani a Sant'Anna, abbiamo, insomma, noi abbiamo bisogno di semplificare. Come faccio io? Dico, signora, quante volte io ho già parlato con suo marito? Poi dico una cosa, basta. Don Gasparino, mio maestro, diceva, 2 sono i mali del mondo,
la mancanza di buonsenso e l'ignoranza. Chiedo a Sua Eccellenza che faccia un decreto di scomunica su tutti i parroci che non rispondono mai al telefono. È una cosa pazzesca. Telefono, dice, ma quel parroco una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Se noi non torniamo al buon senso, qua ci sono dei preti carissimi, soli più dei cani. Quindi io esprimo questo desiderio che Sua Eccellenza semplifichi una cosa, però fatta da tutti. Questa storia che i preti torinesi sono divisi in tre parti, che va, dico, ma siamo divisi in tre parti? Scusate, perché io vorrei dire tante cose, ma non qui, perché ci sono troppi. Vorrei dire soltanto una cosa. Ricordatevi bene che il Padre Eterno non va in ferie. Punto. Grazie, Don Mario. Diacono Giorgio Agagliati, parrocchia di Santa Rita e servizio per il catecumenato. Una cosa molto veloce, la ispirazione alla ricerca dei germogli certamente è anche una novità complessivamente, ma per prima cosa credo ci chieda una novità dello sguardo, per, non per imparare a trovarli, perché i germogli li abbiamo sempre avuti. E ce ne siamo anche resi conto probabilmente. Il problema è come li guardavamo. Li guardavamo come cose da inglobare in una pastorale strutturata in una maniera che non poteva ospitare l'originalità dei germogli in molti casi. Allora il vero cambiamento è nello sguardo con cui, quando riconosco che il Signore lì ha fatto una cosa nuova, la accolgo modificandomi nell'impianto in modo che quella cosa nuova da germoglio possa diventare pianta. Il vero nodo è trasformare il nostro scouting dei germogli in una accoglienza che ci modifica. Questo ci porterà a essere a nostra volta piante magari vecchiotte che scoprono di essere capaci di buttare di nuovo, come dicono i contadini piemontesi, cioè di fare nuove gemme. Se guardiamo ai germogli che abbiamo già conosciuto e che nuovi ancora incontreremo con questo sguardo di accoglienza che ci trasforma, io credo che questo lancio che ci ha dato Monsignor Roberto altro che se darà frutti. Grazie al Diacono Giorgio, credo che sia laggiù qualcuno, sì? Sì, Don Davide, parroco di Gesù Buonpastore. Io ho trovato molto lucida l'analisi dell'arcivescovo riguardo alla situazione che stiamo vivendo, insomma, dell'uscita dal tempo di cristianità. E ho trovato ancora più lucida la domanda che ci ha posto, cioè come possiamo ridisegnare la presenza territoriale della Chiesa di Torino. Trovo estremamente lucide e profonde. Mi trovo a disagio con la metafora dei germogli, in primis perché non ho il pollice verde e quindi non so cosa riesco a fare. Mediamente le mie piante muoiono, forse mi trovo più vicino, sono bravo, come diceva Don Carlo, a tagliare i rami secchi, quelli sono capace a farlo, i germogli faccio più fatica. Però questa metafora per me è faticosa anche perché mi richiederebbe un certo spirito di ascolto e profetico, cioè io non so se sono capace di individuare germogli e stare ad ascoltare attentamente. Sarei però, torno invece a quella che è l'ispirazione, il mandato dell'arcivescovo che mi sembrava maggiormente puntuale, ed era che il discorso forse è a un livello organizzativo. Noi l'abbiamo tradotto in un discorso pastorale, ecclesiale, usando la nostra sintassi, il nostro lessico, la nostra grammatica e così, ma eminentemente è un problema di organizzazione ed organizzazione del lavoro. Quindi mi domando anche se
non avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome ed affrontarle forse ci rende un po' più liberi, sapendo che noi sappiamo cosa fare nella diocesi di Torino. Sono anni che ci riflettiamo, il nostro mandato e molte visioni sono chiare. Mi domando se e poi mi incuriosisce la seconda fase di questo percorso, quando si arriverà nella fase organizzativa, perché per me noi siamo una bellissima chiesa, abbiamo un mare di potenzialità, esistono fiumi di fede, di esperienze belle, abbiamo dei problemi organizzativi. Allora chiamiamoli problemi organizzativi e diamoci una mossa nel mettere a posto un po', o quantomeno ipotizzare qualcosa che ci aiuti e che ci serva. Grazie. Grazie Don Davide. C'è forse qualcuno di nuovo di là? Don Alberto, sono al parrocchio di Gesù Redentore. Io volevo ringraziare innanzitutto l'Arcivescovo per l'attenzione che ha avuto nella lettera nei confronti del clero, perché questa è una cosa che in tanto linguaggio, ecco, che c'è nella Chiesa, non vedo negli ultimi anni così espressa. Anche mi sembra che anche nelle letture, nelle sintesi che sono emerse dal lavoro sinodale dei mesi scorsi, mi sembra che il clero ancora una volta ne sia riuscito abbastanza massacrato, e questa cosa comincia a essere un po' pesante. Per cui auspicherei magari anche che una parte di queste conversazioni spirituali possano riguardare proprio il clero. Difatti anche qui questa mattina, negli interventi che sto sentendo, ad esempio sento comunque tanti aspetti di vita, tanto desiderio di poter parlare anche noi davvero in piccoli gruppi, poter dire tanto, poter dire tutto, poter dire finalmente, e poi si ripartirà. Questa come una prima cosa. Una seconda cosa che si capisco che mi sembra di capire che possa, cioè mi torno un po' come elemento ambiguo o che non ho chiaro è sì, se davvero si sta parlando di chiesa e territorio, ma è tutta la chiesa diocesana o è soltanto davvero una questione che riguarda le parrocchie? Su questo dovremo capirci, perché anche la proposta che ci avete fatto di lavoro viene fatta nelle parrocchie, che tante volte hanno un punto di vista un po' limitato rispetto a tutta la Chiesa, a tutte le possibilità che abbiamo. Grazie. Grazie Don Alberto. Forse c'è qualcuno di qua, se riuscite con i microfoni. Don Maurilio, parroco di Racconigi, Murello e Foresto nel Cunese. Mi metto nella scia di alcuni amici che ho ascoltato, Davide, Alessandro. Siamo stati tutti molto incuriositi, assolutamente con grande benevolenza abbiamo accolto la tua lettera, Roberto, che con lucidità finalmente una volta nella vita metteva dei punti, cioè che prendeva con realismo l'analisi della... Spesso non abbiamo il coraggio mai di raccontarceli. E allora si fa finta di niente, poi ti vedi intorno a te che il parroco vicino è morto, quello di fianco gli è venuto l'ictus, l'altro qua e tu sei sempre più solo e cominci a vedere un territorio che ti spaventa. Io sono parroco di tre parrocchie. Comincia a spaventarti. In questo poi ci sono l'analisi delle incombenze economiche, molti di noi sono oltretutto commissari di N confraternite che hanno dei loro bilanci personali, individuali, che vanno ad aggiungersi alla parrocchia, quindi la parrocchia è una cosa, poi ci sono le confraternite, i campi, gli alloggi, che tu dici, boh, vabbè, li prendo, li portiamo avanti da anni. Di fronte a questa analisi così lucida che noi abbiamo percepito, parlo a nome personale ma sto anche un po' ascoltando, che abbiamo percepito in questa lettera, ci è venuto voglia di dire, dai, finalmente... Forse ho capito male,
ma la proposta che ho visto questa mattina, come qualcuno ha sottolineato, li abbiamo ascoltati l'anno scorso, invece mi scoraggia un po'. Ero venuto con grande entusiasmo, adesso mi sono seduto, ho fatto una doccia fredda e ho detto ma passiamo un altro anno a riascoltare la gente che abbiamo ascoltato l'anno scorso. Ma lo facciamo, perché poi noi parroci siamo, i parroci sono tutti obbedienti, lo faremo, io lo so, mi ritroverò con gli altri parroci dell'unità pastorale, ci troviamo, come ci muoviamo, faremo delle lettere, le scriviamo e faremo un rimando. Ne ho una paura folle. Forse sono, non ho la simpatia dei miei amici, purtroppo caratterialmente non sono capace di parlare così. Sono un po' scoraggiato, se ho capito così. Forse ho capito male, mi aiuterete a capire meglio. Sì, va bene, di là. E poi Maurizio, ce ne sono laggiù in fondo. Sono Don Davide, parroco della parrocchia di Sant'Alfonso, qui a Torino. E volevo sapere che cos'è un germoglio, nel senso che se vado in un prato lo riconosco subito. Nella vita della chiesa, nella vita delle parrocchie, nella vita sociale, non sempre, non è che non riconosco un germoglio, ma non è detto che quello che io riconosco come un germoglio sia effettivamente un germoglio anche per gli altri. Esagerando per spiegarmi, il Covid poteva essere un germoglio, perché ci dava la possibilità di fermare una macchina, di riflettere, di andare alla ricerca di cose nuove, di pensieri nuovi, oppure invece non poteva essere un germoglio, poteva essere invece qualcosa di peggio. Come è stato detto precedentemente, ci sono state nella vita, e ci sono nella vita della Chiesa, delle cose che sono ritenute un germoglio, ma non tutti li consideriamo così. Allora, ritorno alla domanda iniziale. Che cos'è un germoglio? Ci sono dei criteri che dobbiamo che possiamo riconoscere come criteri di tutti per individuare un germoglio? Grazie Don Davide, ancora credo solo più uno o due interventi al massimo, se sono sintetici. Sì, fra Beppe Giunti, un francescano conventuale della Madonna della Guardia, davanti al bullying, andiamo in Ginevra. C'è una parola, un'immagine, una visione che non ho sentito e non ho letto questa mattina e che propongo a me e a tutti. La missionarietà. Noi siamo ormai in missione e invece continuiamo giustamente, spontaneamente, naturalmente, a ragionare come una cristianità stabile, fissa, che fa qualche aggiustamento e va bene. Ma se noi invece leggessimo quello che il Signore oggi ci chiede con la categoria teologica della missione, con tutte le conseguenze anche poi emotive, affettive, organizzative, economiche, di distribuzione personale e quant'altro, beh, forse, sorridendo anni fa, ho proposto nella mia famiglia francescana del nord Italia, facciamo venire in Italia 20 missionari, gli affidiamo i 20 conventi del nord Italia. Dopo 10 anni se ne tornano dove vogliono, ma in quei 10 anni loro devono vivere, predicare, organizzare, spendere, coinvolgere da missionari. Magari si potrebbe immaginare qualcosa del genere. Grazie. Ce ne sarebbero tantissimi, vedo tantissime mani alzate, ma ahimè è mezzogiorno meno 10. A mezzogiorno avevamo detto che finivamo, quindi cedo la parola a Don Mario che darà alcune risposte sulle alcuni passaggi molto sintetici e poi le conclusioni. Buongiorno e grazie. Come diceva qualcuno, credo che se avessimo più tempo ci sarebbe ancora davvero molto desiderio di condividere non soltanto idee, visioni, ma anche dimensioni emotive, ma soprattutto il fatto che si mette in gioco la propria esistenza, la propria vita, e questo è molto bello. Allora vi dico che l'arcivescovo sono stati pensati dei momenti che ci permettono di poter proseguire questa riflessione, quindi io adesso do delle risposte iperpuntuali su alcuni punti, ma in effetti poi ne parleremo prima di tutto in un incontro con i moderatori. Abbiamo pensato di
superare al momento quella che era la possibilità di incontrarsi come moderatori per distretti, ma invece di dare due date che permettano a ciascuno sulla base dei propri impegni in agenda di scegliere quale sia quella più comoda per partecipare. Quindi incontreremo i moderatori giovedì 28 ottobre dalle 15 alle 17 a Villa Lascaris, per chi può, altrimenti il giorno dopo sempre a Villa Lascaris, venerdì 29 ottobre dalle 10 alle 12, quindi ciascuno può scegliere quale sia il momento più congeniale per la propria agenda, probabilmente a ridosso anche di eventuali improvvise ordinarie sorprese pastorali come un funerale che potrebbe cambiare in un attimo l'ordine degli addendi. Non ci incontreremo soltanto con i moderatori, questa settimana l'Arcivescovo ha già comunicato che incontrerà mercoledì mattina anche i direttori, i vice direttori degli uffici di curia che saranno impegnati a fare lo stesso tipo di approfondimento. Ci sarà anche l'incontro con il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale. Il desiderio è quello quindi di condividere un po' a tutti i livelli queste riflessioni, così come, riprendo ciò che diceva prima Don Alberto, non sarà soltanto nel contesto delle parrocchie, ma anche, come anticipava prima Padre Ugo, nel contesto della vita religiosa, delle associazioni, dei movimenti, anche di gruppi meno formalizzati, perché è vero che ci sono esperienze di chiesa che talvolta non trovano precisamente casa nel confine, nei confini classici della parrocchia. Certo che, proprio per quella rilevanza che vorremmo dare al territorio, si invitano davvero i parroci a tentare di coinvolgere il più possibile i religiosi, le religiose, le presenze laicali che sul territorio operano in quanto chiesa, anche se non hanno direttamente un coinvolgimento nella vita ordinaria delle comunità parrocchiali. Di questo parleremo in modo, ripeto, più puntuale negli incontri con i moderatori, che avete capito percepiamo come i primi collaboratori che incoraggino, sostengano, accompagnino il lavoro dei parroci e per i quali loro stessi, ma anche gli stessi parroci, possono contare su questo stesso gruppo di lavoro. Quindi le persone che siamo qui, che sono state nominate prima, ci rendiamo disponibili anche poi ad accompagnare un eventuale percorso, soprattutto laddove uno sentisse una maggiore fatica ad organizzare un cammino, a trovare gli strumenti per poter vivere questo esercizio di ascolto. A proposito, la prima domanda, a proposito della modalità della restituzione e anche di come vivere, mi viene da dire, l'esperienza di una sintesi ragionata. Più di uno ha detto il rischio è che arrivi appunto moltissimo materiale e che manchino forse, per la differenza dei soggetti che partecipano a questo momento di ascolto, criteri, capacità per saper distinguere tra germoglio e germoglio. E probabilmente, Davide, proveremo anche a trovare delle metafore o delle espressioni che siano magari capaci di cogliere la sensibilità di tutti. Per cui davvero il parroco in primo luogo è chiamato al ministero della sintesi, magari con qualche collaboratore che sentite già essere capace normalmente di accompagnarvi nella lettura delle situazioni. Ho sbagliato le date, sono giovedì 27 ottobre e venerdì 28 ottobre, quindi questo è corretto. L'idea di fondo è che questa restituzione permette di raccontare quei due, massimo tre germogli, che è già un'indicazione molto precisa, aggiungerei meglio due di tre, attraverso un foglio che sia sostanzialmente una A4. Quindi la narrazione di quel paio di germogli della singola comunità, non di tutta l'unità pastorale. In questo incontro sono emerse anche tantissime altre sottolineature, direi una fra tutte il tema dei rami secchi. Qualcuno appunto ci diceva che soprattutto su questo aspetto più organizzativo, strategico, sulla necessità di alleggerire, ci sentiamo molto interpellati.
Allora mi viene da dire, dovremo attivare come sempre un ascolto stereofonico, cioè da una parte ci sarà il lavoro più puntuale sui germogli, cioè sull'individuare quelle esperienze che noi scorgiamo e riconosciamo come capaci di dire che cosa la Chiesa è chiamata ad essere oggi, annunciando la presenza di Cristo, come diceva l'Arcivescovo, qui e ora. Però nel frattempo c'è tutto il resto, e quindi davvero c'è il catechismo, ci sono i malati che andiamo a visitare, e ci sono i poveri delle nostre comunità, ci sono i funerali, ed anche per questo vorremmo potervi dire che, arrivando anche personalmente sui vostri territori, per esempio incontrando direttamente i parroci delle varie unità pastorali, sarà importante anche conoscere concretamente che cosa sta già capitando in quel territorio, quali sono i bisogni, le urgenze, le difficoltà che hanno a che fare anche con quelle situazioni di fragilità che prima Don Maurilio diceva. Quindi c'è un lavoro che vuole essere prima di tutto focalizzato sul rinvenire questi germogli, perché si possano avere i criteri per capire come dare forma a questa nuova presenza della Chiesa sul territorio, ma nel frattempo c'è una vita ordinaria che va avanti e sulla quale c'è bisogno anche di poter insieme leggere delle situazioni, arrivare a dei giudizi, prendere delle decisioni. Per cui in qualche modo anche il potenziale promettente lungo episcopato di Don Roberto, abbiamo 20 anni davanti a noi, ci permette di dire che dobbiamo fare un passo alla volta e dobbiamo prenderci il tempo perché un certo tipo di processo si sviluppi, e contemporaneamente avremo bisogno di rispondere anche a delle necessità molto oggettive che spesso si presenteranno sotto forma di urgenza. Anche soltanto i funerali di 2 sacerdoti in questi ultimi giorni ce lo ricordano, no? Quindi su questo ascolto proveremo, anche venendo sui territori, ad ascoltare anche quelli che sono i bisogni concreti. Di nuovo, non vale solo per me, ma anche altri membri di questo gruppo di lavoro sono disponibili per questioni di natura più pastorale, come per questioni di natura più amministrativa, organizzativa. Bene, concludiamo questa mattinata intanto con un grande grazie a tutti per la partecipazione, anche per l'assunzione di parola. Penso che sia bello e spero che questo continui, perché mi verrebbe da dire così: non è che si dice abbiamo ascoltato e abbiamo finito di ascoltare, rimaniamo in uno stato di ascolto, perché sennò non ci ascoltiamo come persone libere, vere, autentiche, che anche da un anno all'altro continuano a pregare, a riflettere, a pensare, a sentire. Da questo punto di vista direi due cose e poi chiudo, facendo un po' eco insomma a ciò che è emerso tra di noi, sapendo che poi ci saranno delle altre occasioni, come detto. Meglio, tre cose. La prima è questa: abbiamo bisogno di ascoltarci come preti, ed è verissimo. E io penso, quello che diceva Don Alberto è molto vero, lo penso da tanto tempo, che forse il soggetto ecclesiale più fragile, più tartassato oggi è quello dei preti. E proprio per questo ci daremo quei 3 momenti che spero siano momenti utilizzati nella misura del possibile, dove metterci sotto la parola, però poi dopo anche fare uno scambio tra di noi. A cominciare dalla nostra fede, perché anche in questo si è vivi o si muore, anche in questo o si vive o ci si ammala e si muore. Quindi questo è un dato che ritengo davvero essenziale, importante. Abbiamo queste 3 occasioni nell'anno, non sono tantissimo, lo so, però l'ottimo è nemico del bene. La seconda cosa che vorrei dire: è vero che non è emersa la parola missione, ma era emersa la parola annuncio, questo tengo, che è una cosa, la cosa fondamentale della vita della Chiesa, purché non sia la propaganda. E perché non sia la propaganda, un annuncio è autentico nella misura in cui proviene da comunità autentiche. Quindi
l'essere in missione oggi coinvolge la nostra vita di Chiesa. Lo dico anche così per usare uno slogan a cui io sono da teologo disaffezionato, perché gli slogan mi danno fastidio. Il problema della Chiesa in uscita è che cosa esce quando usciamo. Il problema della Chiesa in uscita è che cosa esce quando usciamo, cioè possiamo veramente uscire se c'è una vita credibile, perché è una vita evangelica. E questo mi interessa. La terza cosa, ed è strettamente connessa, dove vedrei la differenza e anche la continuità, non dobbiamo aver paura della continuità, tra l'ascolto che abbiamo già fatto e quello che rifaremo. E questa, spero che sia chiara, l'ho detto nella lettera, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, se c'è bisogno lo ridiremo ancora, ho fatto l'insegnante per tanti anni, quindi lo so come si fa. Ecco. Allora, la differenza nella continuità è questa, che ciò che vogliamo raccogliere sono delle indicazioni importantissime in vista di un ripensamento della Chiesa sul territorio. Quella del germoglio è una metafora, si usano anche in teologia, se uno non fosse sufficientemente poetico, sapendo che cosa si fa quando si usa una metafora. Nella teologia questo è devastante, perché in genere la maggioranza non sa cosa fa quando usa una metafora. È un'immagine che serve ad evocare qualcosa, ecco, quel qualcosa che abbiamo provato ad esprimere. Proviamo a vedere la realtà magari con occhi diversi da come la vediamo di solito. C'era la metafora dei rami secchi, io anche sarei stato più propenso a quella, ma proprio questo è il punto che mi ha convinto a scegliere l'altra, perché i rami secchi li vediamo benissimo, ma per togliere dei rami secchi, senza fare il vuoto cosmico, bisogna che vediamo che cosa questa abolizione dei rami secchi permette di far vivere. Siccome io credo che la Chiesa è stata viva, che è viva e che continuerà ad essere viva, cerchiamo di concentrarci sulle dimensioni vitali, in modo tale che quando taglieremo ci diremo: non abbiamo tagliato la vita della Chiesa, abbiamo tagliato ciò che non permetteva di vivere. Ecco, è una metafora. Attorno a questo potremmo stare ancora tanto tempo, ma siccome Don Sandro tiene i tempi, io mi fermerei qui. Grazie di cuore a tutti.